Passiamo ora all'esercizio 2, sempre della seconda parte relativa alle misure, errori, eccetera. In questo caso abbiamo una sottile striscia di carta che ha una lunghezza, abbiamo colore, prendiamo questo, una lunghezza, di 5,2 metri. Più o meno 0,1 metri, mentre la larghezza di questa striscia è sottile perché è di soli 2,3 centimetri, più o meno in questo caso 0,1 centimetri, quindi non sono uguali gli 0,1 centimetri e gli 0,1 metri. Ora ci viene chiesto nel punto 2.1 quante cifre significative hanno i dati delle due misure di lunghezza. Vediamo un colore un po' più vivo. Qui abbiamo due cifre significative, il 2 e il 3. Anche qui abbiamo due cifre significative, il 5 e il 2. Quindi due cifre significative in entrambi i dati delle misure di lunghezza e larghezza, che comunque sono sempre misure di lunghezza. Profondità, spessore, sono sempre misure di lunghezza. Quindi due cifre significative, la risposta alla domanda numero 1. La domanda numero 2 ci chiede quanto vale l'incertezza della lunghezza, per lunghezza si intende questa lunghezza, visto che l'altra l'aveva chiamata larghezza. La lunghezza si è espressa in centimetri. Noi vediamo che l'incertezza sta qui. Sono 0,1 metri di incertezza. Cioè la misura può avere un errore di più o meno 0,1 metri. Però ci viene richiesto di esprimerla in centimetri. Allora, 0,1 metri corrispondono a un decimetro, il quale decimetro corrisponde a 10 centimetri. Quindi espressa in centimetri, l'incertezza vale 10 centimetri. Ovviamente più o in meno. 3. Quale dei due dati, lunghezza o larghezza, è più incerto in termini assoluti? Bene, siccome vediamo che l'altro dato ha un'incertezza di un decimo di centimetro, cioè 0,1 centimetri, che sarebbe solo un millimetro, mentre questo è di 10 centimetri, questa è 100 volte di più, quindi l'incertezza nella lunghezza è 100 volte più incerto in termini assoluto cento volte più incerto. Della larghezza, dell'incertezza, diciamo della larghezza, sì. Più incerto della larghezza, ma è difficile parlare di volte quando si parla in termini assoluto. Le volte andrebbero tirate fuori. Diciamo che l'incertezza della lunghezza 100 volte di più dell'incertezza della larghezza. Quindi correggiamo perché questo non è per niente corretto. Diciamo semplicemente che l'incerte in termini assoluti la lunghezza è più incerta. In termini assoluti della l'incertezza della lunghezza è maggiore è 100 volte
l'incertezza della larghezza. Ma questo non significa niente, perché quello che serve per stabilire quale delle due misure è meno precisa in termini di incertezza è soltanto l'incertezza relativa. Quindi andiamo a trovare con il prossimo punto, il 2,4, quale dei due dati è più incerto in termini relativi. Allora, l'incertezza della larghezza è di 10 centimetri della lunghezza. In termini relativi dobbiamo fare una proporzione, quindi abbiamo un'incertezza di 10 centimetri su quanti sono i centimetri della lunghezza. Se sono 5,2 metri sono 52 decimetri e sono 520 centimetri. E questa è la proporzione. Lunghezza più o meno su quanto? Ci interessa il sapere su quanto. E allora sì che possiamo dire, confrontare i due numeri, i due valori. Quindi questa è una proporzione, cioè non ha dimensioni, è semplicemente 1 su 52. Questa è l'incertezza relativa della lunghezza. Stessa cosa per quanto riguarda la larghezza. Abbiamo più o meno 0,1 centimetri su una misura di 2,3 centimetri. Quindi questa volta ignoriamo le virgole e vediamo che abbiamo 1 su 23. Allora, l'incertezza di una parte su 23 è più che doppia dell'incertezza di una parte su 52. Qui prendiamo un centimetro e lo dividiamo in 52 parti, e quindi è una parte molto piccola. Qui prendiamo un centimetro e lo dividiamo in 23 parti e otteniamo una parte molto più piccola. Quindi a parità di distanza, a parità di lunghezza, questo è un'incertezza maggiore. Quindi la risposta è quella della larghezza in termini relativi. Basta sottolineare. Per quanto riguarda il 2,5, dobbiamo andare a trovare adesso l'area di una delle due superfici, perché ovviamente se una striscia avrà una superficie sopra e una superficie sotto. Allora, in metri quadrati con il corretto numero di cifre significative. Facciamo direttamente la conversione in metri. Quindi abbiamo che 2,3 cm di larghezza corrispondono a 0,023 metri, che dovranno essere moltiplicati per ottenere l'area di una delle due superfici uguale a 0,023 metri per la lunghezza, che è di 5,2 metri. Allora, vediamo che qui abbiamo un dato con due cifre significative. Qui pure abbiamo un dato con due cifre significative. E di conseguenza il risultato di questa operazione, qui manca metri. Il risultato di questa operazione è uguale a 0, sarebbe uguale a 0,1196, se prendiamo la calcolatrice, questi sarebbero metri quadri, che però dobbiamo arrotondare a due cifre significative, quindi questa e questa, siccome la successiva è 9, queste le togliamo e questa diventa 2.
Quindi il risultato è uguale a 0,12 metri quadrati. Poi ci viene richiesto, quindi il corretto numero di cifre significative l'abbiamo messo, sono 2, 0,12 metri quadri. Calcola la grammatura della striscia in grammi al metro quadrato con il corretto numero di cifre significative. Quindi noi conosciamo il numero dei metri quadrati, dobbiamo trovare una grandezza per ogni, cioè dobbiamo trovare una grandezza unitaria, la massa la conosciamo, quindi abbiamo che la grammatura è la nostra grandezza unitaria, deve essere uguale alla massa complessiva, generalmente misurata in grammi, diviso l'area complessiva dello stesso foglio considerato di spessore uniforme, quindi anche di, appunto, di pesantezza o grammatura uniforme. E questa sarà in metri quadri. Tutto ciò sarà uguale alla massa che avevamo, perché erano 7,18 grammi, e vediamo che questo valore, questo dato ha tre cifre significative, diviso per l'area che abbiamo appena calcolato, che di cifre significative ne aveva solo due. A questo punto potremmo anche fare una cosa: se era questo l'unico risultato che ci interessava, potevamo anche scrivere qui 0,1196 e poi fare l'arrotondamento soltanto alla fine sul valore finale. Ma siccome sono domande separate, ognuna è come se fosse un problema a sé stante, quindi questa non la consideriamo proprio. Questa eventualità non la consideriamo, almeno in questo caso. Il risultato di questa divisione sarebbero 59,8 grammi al metro quadro, questa è la grammatura. Chiaramente di solito le grammature della carta sono per decine e decine, quindi questa qui, che tra l'altro deve avere due cifre significative, togliamo questo qua che non ci serve. Qui abbiamo due cifre significative. Sono questa e questa, e quindi il risultato di una divisione o moltiplicazione deve avere sempre tante cifre significative quante ne ha il dato meno preciso. Quindi due cifre significative nel risultato significa togliere questa terza cifra che non è significativa, usarla solo per arrotondare queste altre che diventano quindi 6, 0. Quindi la grammatura, infatti, è un numero pieno di 60 grammi al metro quadro.